Allora, questo è un semplice esperimento che facciamo per capire che l'energia la possiamo riprodurre in diversi modi. Naturalmente è un esempio semplicissimo. Qui abbiamo un alimentatore da un ampere e mezzo, 2,2 al massimo, con la possibilità di aumentare o calare la potenza, naturalmente a 12 volt. Qui abbiamo un collegamento fatto alla meglio, questo è il più, questo è il meno, come si può vedere. Questo qui è un semplice motorino che in questo momento è collegato a questo. Questo è un motore a induzione e questo è un motore a spazzola. Guardate, non lo sto muovendo perché sia collegato, non c'è niente di collegato, basta che gli dà corrente, con poco da corrente. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che basta che ci sia un semplice motore che ti può dare l'energia. Allora, adesso partiamo col minimo dei giri, perché avendo il regolatore, come si vede, questo sta girando. Lo spengo perché così si veda bene. Ok, qui naturalmente aumenta i giri. Bene, adesso colleghiamo la cosa attraverso una cinghia, che poi è niente meno che un elastico. Questo elastico lo colleghiamo tra la puleggia grande. Adesso è una cosa buttata un attimino, come dico lì, così, ecco, forse si vede bene. Facciamo partire al minimo, voglio far vedere minimo, ok, quindi così non va, ok, accendo, il motore gira pianissimo. Come si può vedere, già è in grado di produrre energia a questo. Spengo, accendo. Ciò vuol dire, questa induzione fa girare un motore a spazzola, il motore a spazzola già produce energia, e per far vedere l'energia che produce faccio andare il motore. Aumentiamo i giri, aumentano anche i giri del coso. Ok? Vedete come gira questo? Questo chiaramente perché è saltata la cinghia, innanzitutto perché è buttato un attimo così, non è proprio perfettamente in linea, l'ho incollato con la colla a caldo, poi mi si era staccato prima, andava meglio, si vede che adesso non è proprio perfettamente in assi, però ecco, per vedere, ecco, ci sta questo. Intanto questo produce energia, questo vuol dire che se ci fosse motore a induzione piccolo tipo una lavatrice, un motore grande che produce 3, 4, 5, 6, 12 kW, ecco che questo adesso funziona attraverso l'alimentazione che è qui, però si può fare con un relè a doppio scambio che praticamente fai partire questo con la corrente elettrica, come si già ci vede su YouTube. Come questo è avviato che produce energia, stacchi, questo qui dà l'energia a sua volta. Questo dà l'energia per far andare questo che sarebbe della lavatrice a induzione. In più, essendo grosso, ha la possibilità di produrre energia in eccesso. È un progetto semplicissimo, non capisco perché non si possono creare dei gruppi. E questo, come vedete, adesso perché è alimentato, ma se fosse questo alimentare questo, automaticamente non avrebbe fine. Non l'ho provato a vedere una volta avviato se questo, adesso ci proverò. Proviamo un secondo video a vedere che cosa succede. Se alimentare questo che alimenta questo una volta avviato, cioè provare a levargli la tensione e fare in modo se questo va, per vedere se li dà. Proviamo, dopo ci provo. Ok, basiamo i giri, siamo a metalli, visto? Ecco, e cala anche questo. È tutto, cari signori. Perciò
l'energia free che diceva Tesla è fattibile. E questo è uno degli esempi, questo parte in miniatura, poi ci sarà quello vero che faremo vedere. Ecco qua, come vedete, questo è il tavolino, un motore piccolo, l'alimentatore piccolo, non c'è nessun trucco. Naturalmente. Ok, buona serata.